Ciao, allora oggi siamo qui per fare il video tag in cui mi ha taggato, ma ti ha taggato pure a te, però lo farò solo io, Saverio Loris. Sì, anche perché io non saprei che cosa fare. 5 cose, 5 storie. Sì. Tag ideato da Greta Menchi. Esatto, così mi ricordo. Sei andato a controllare. Sono andata a controllare. Bravo. Ovviamente. Partiamo subito con le 5 cose, così almeno non siamo prolissi come al solito, andiamo a finire in un video di 30 minuti. Credici. Ci proviamo, dai, almeno quello. Vai. Partiamo con queste, che sono le mie scarpine, le mie prime scarpe di quando ero bambino, quando ero piccolino. Carine, riuscire a farle vedere. No, ma che belline. Com'ero alla moda già da bambino. Com'ero fashion. Infatti, cioè, capito, due scarpine di marca. Sono della Nike, cioè non sono mica roba per poracci. Certo. Poraccio lo sono diventato dopo col tempo. Esatto. Io ho Comunque, sempre stato. tu sempre stato, io invece mi sono dovuto adattare, no? Dai. Ecco, vabbè, ovviamente perché le Fammi scarpe, no, vedere che sono tienile. tanto Pensa che carine. ci stavano dentro i miei piedini, mettili a paragone. Madonna santa, manco la luce di sta adesso. Esatto. Che E niente, carino. vabbè, ovviamente mi ricordo. Oh, che cos'è? Ah, il mio braccialettino di quando sono nato. Facciamo 5 oggetti. Questo non mi ricordo. Il mio polsino. No, vabbè, ma dai. Questo è il braccialettino di quando sono nato, col numerino. Praticamente il mio polso era così. Questo vabbè, sono 6 cose, 6 storie. Non Infatti. sapevo che c'era qua dentro, insomma, questo era il mio polsino da bambino. Cos'è un anello? È un anello. Sì, si scoprono sempre cose Hai nuove. visto? Ragazzi, ma che non sto mai fermo con le Esatto. mani. Sì, è un anello, mi sta al dito. Sì, ero piccolino, bello, carino. Penso che questa è stata la prima cosa che il mio primo braccialetto. Così si manca così grande. 8, 9, 3, 5. 8, 9, 3, Giochiamoceli all'8, 5. magari vinciamo qualcosa. Uno di voi vince. Esatto, giocateli all'8, fatemi sapere se vincete. Se vincete, spartiamo. Esatto, mandateci qualcosa, vi daremo il Niente, numero numero del del conto. Cartman. No, il numero per farci mandare Ah, no, soldi, il insomma, numero cos'è il del cambio? conto. Scusate. Vabbè, insomma, niente. Aspetta, prendi sia le scarpine che il mio Il braccialettino l'avevo messo braccialetto. dentro. Ah, dove? Qua? Sì. Vabbè, insomma, niente, queste erano le mie scarpine da bambino, ovviamente ero un bambino carino, tenero, dai. Sì, biondino. Biondo, biondo, con le mie sopracciglia dalla diga Biano già da bambino. C'è chi se le Tutta rifà, c'è chi ce li ha, io non le natura. E vorrei, però ce li ho, perché in realtà io non le vorrei così. preferisci come le mie? A tetto spiovente, No, a le tristezza. vorrei meno definite, però vabbè, alla fine ce le dobbiamo fare. Vabbè, comunque sia. Niente, primo oggetto, primi due oggetti, questo è spuntato fuori così dal Così a nulla, caso. però niente, sono le mie scarpine, mi ricordano niente di quando ero bambino, di quando, insomma, la vita era ancora bella, perché vabbè, I problemi non quando i problemi c'erano, o non meglio c'erano, c'erano, sì, vabbè, ma non ma sai chi se se ne frega, esistono. c'è una certa. Va bene, Va bene, bene, metti mettiamo via. via. Passiamo poi a questo. Questo c'è molto da raccontare. Quante ne ha viste? Quante ne ha viste? Infatti è tutto scocciato perché si sta rompendo. Questo è il mio libro sull'Egitto, con tutte le foto, le storie, le cose, tutta roba, come si dice? Tutta da archeologo, perché io da bambino Pensa. sognavo di fare l'archeologo. Cioè, ti ci vedo te. Guarda, io tuttora. Sberare. Io tuttora, no, però sì, vabbè, per scavare le tombe, così. Io ho ancora questo sogno dentro di me. Prima o poi Si diventerò sente vecchio per poterlo fare, ditegli che può ancora Sento farlo. vecchio, esatto, per poter diventare un archeologo. Però insomma, A 70 questa anni è magari. tanto. Questa è la mia passione più grande. Tuttora io ho la passione per l'antico Egitto e per tutto quanto Sa ne tutto, concerne. cioè io mi sento un ignorante proprio, quando c'è qualcosa sull'Egitto so a chi No, chiedere. mi piace la storia dell'antico Egitto, mi sarebbe veramente piaciuto tanto fare Io la l'archeologo. tengo così, così mi copro la testa.
pancia. Va bene. Comunque io avrei voluto fare tanto l'archeologo. Boh, questa vita avventurosa tra scavi. Lara Croft. Sì, esatto. Beh, quella è un po' più romanzata. Anche Indiana Jones è un po' più... Sì, ma Indiana Jones... E vabbè, ma Lara Croft ha preso spunto da Indiana Jones. Ha preso spunto, ma ciò, prendere spunto non vuol dire essere... Vabbè, comunque io l'agilità uguale di Lara Croft non ce l'ho. L'avresti avuta. Sì, magari se avessi fatto esercizio l'avrei avuta, però non ce l'ho, quindi insomma non posso fare Lara Croft e niente. Quindi insomma, bye bye Egitto. No, bye bye Egitto, non ho scoperto niente nella mia vita e basta. Ma magari scoprirei qualcosa. Vedremo, speriamo. Terzo oggetto, terza storia, bla bla bla, andiamo a questo. Dai, sto facendo tutto in ordine cronologico. Vai. Questa cartellina qui contiene tutte le conversazioni su un bordello, cioè tantissime. Tutte le conversazioni fatte con la mia migliore amica. Scusa, conversazioni, cioè delle robe. No, sono conversazioni. Sì, ma non c'è. Conversazioni che io e la mia amica ci scrivevamo durante le lezioni alle superiori, ci scrivevamo. Eravamo vicini di banco, scrivevamo, ci passavamo il foglio. E questo era per mettere le basi per diventare un archeologo. Un archeologo è la base di una cultura solida. Ho preso a casa un foglio, tipo lei mi scriveva: oggi pomeriggio non so che fare, ho quattro diverse possibilità, ma non so cosa scegliere. E io, un ditalino. E lei, non è tra le quattro. E io, oppure guarda un porno anni 30. E lei mi fa che preferisci i porno anni 40. Allora io gli faccio, e quelli degli anni 37? E lei, una via di mezzo, quindi va bene, j'adore. I want you to make my sex. Ti piacerebbe? Io, no. No. Insomma, queste sono tutte come... Poi sono fogli che... Sono fogli pieni, raccogli per favore. Sono fogli pieni, cioè noi scriviamo tantissimo, noi scriviamo sempre. No, queste cose sono meglio non leggerle. Queste cose è meglio non leggerle, comunque sia. Noi ci scriviamo appunto sempre durante le lezioni e quando siamo stati divisi di classe, durante i cambi dell'ora, dato che avevamo le classi abbastanza vicine, ci incontravamo, ci scambiamo un foglio dove avevamo scritto delle cose durante e l'ora. Facevate le tesi, tipo. Le conversazioni a distanza. Temi, si passavano i temi perché fare solo una domanda e aspettare il cambio dell'ora per avere esatto, una risposta. Cioè, no, insomma, poi noi abituati sempre a star vicini, insomma. Vabbè, questo è stato l'anno mio preferito, la terza, è stato l'anno mio preferito di superiori. Vabbè, c'era lei, la Mona, con cui io tuttora mi sento, tuttora, ogni tanto se riesco la vedo. Sta arrivando l'ambulanza, ci stanno portando via in massa. Non ci avevo fatto caso all'inizio. La cosa? L'ambulanza. Perché ormai fa parte di noi, vivendo vicino a un ospedale succede anche questo. Esatto. Comunque dovreste fare la stessa identica cosa con Facebook, magari. Mi mandate un messaggio privato, vi rispondete una volta all'ora. Dai, no, era che... E fate la versione 2.0. Vedi, qua invece avevamo inventato le Sailor... Le Sailor Perverts. Le Sailor Perverts, c'era Sailor Abuse, Sailor Inculated, Sailor Spagnolette, Sailor Dirty. E infine c'è la Princess Tupremity con il principe che si chiama Pedophilord. Era tutto a base a sfondo sessuale. Assolutamente. Beh, oh, era un ragazzino. Erano gli ormoni dell'adolescenza, esatto. Quando ti esplodono. Buona, quindi questo insomma è il mio anno preferito delle superiori, quindi terzo superiore, conversazioni con la Mona. Cioè, ma non solo con lei, perché ci sono anche altre conversazioni con altri. Sì, però vabbè, però tre quarti, se non quattro quinti, sono della Mona. Ciao Mona! Passando poi alla fine a questi tre CD, no, infine no, perché poi c'è ancora un'altra cosa. A questi tre CD che contengono DVD. Che contengono, dato che io avevo detto che non avevo cominciato a fare le parodie solamente con YouTube, no. Tanti mi dicono: fai le parodie per diventare famoso. Oh, cazzo! Io già le facevo alle superiori,
dove avevo, cioè tra l'altro ho fatto anche un film e il remake dello stesso film con nuovi attori. Sono una cosa fantastica. Esatto, io vorrei metterli ma purtroppo non posso per via delle persone che comunque non sento più, cioè mettere la loro faccia su internet non si può, però insomma sono, vabbè, sono cose di cui ti potresti anche vergognare. Potrei mettere quello con Dolly, io e la Mona che facciamo Dolly. Sì. Quello con Dolly potrei, perché vabbè, comunque sia lei di sicuro mi darebbe il permesso, sì, però gli altri che no, gli altri proprio no, cioè tanto, tante persone non le sento però, neanche più. No ragazzi, c'è delle idee che erano, cioè. E infatti mi dispiace lasciarle qua e non poterle pubblicare. Vabbè, sono, c'è appunto un film con il tutto il c'è un film girato ovviamente da noi con il remake, più dei video vari che sono parodie dei video musicali, che c'era tipo Dirty di Christina Aguilera, Walk Away sempre di Christina Aguilera, poi cos'è che c'era? Non mi ricordo, mi è rimasto in mente solo Dirty. Io facevo la Aguilera, ma questo non lo vedrete mai. Aveva più o meno la gamba come il mio braccio, non so, forse anche più piccolo. Ero bello magrino, però ero sexy, allora dietro potevo sembrare una donna. Cosa che adesso? Poi cos'è che c'era? C'era il Dr. Beat, che poi era Dr. Pressure. Non me li ricordo tutti. Poi c'era Strange, I've Seen That Face Before di Grace Jones. Di Mona Jones. Di Mona Jones, perché vero, era bellissima. Lei era bellissima lì, ma magari un pezzettino. Adesso vediamo se riesco a fare qualcosa. E insomma, questi, vabbè, cosa raccontano? Niente, la mia passione per le parodie, per i video demenziali, già da quando ero ragazzino. E le basi per diventare. Le basi per diventare. No! Dai, vabbè, uno può avere tante passioni, scusami, grazie a questo più o meno è nato YouTube. Sì. Cioè il mio YouTube, non era YouTube. Il mio YouTube è nato grazie a queste. Sì, perché era anche prima di YouTube. Se no, vedi. No, perché c'erano state delle cose prima di queste, dove io e la Mona sempre facevamo la parodia, cioè dei video con il cellulare, parodia del video thriller della 3. Ai tempi la 3 potevi scaricare questo giochino dove era una sorta di, come si chiamava, di giallo, dove tu ti mandavano appunto il pezzo di video, alla fine del video potevi scegliere 3 opzioni per scoprire il caso. Come era interattiva la 3? Era interattiva, guarda che è stata... era una cosa particolare. E quindi... altro che loghi suonerie. Esatto, quindi noi facevamo una parodia di quello. Ed era bellissimo, quelli però li ho persi tutti. Persi. Il video che feci con il mio vecchio cellulare li ho persi tutti, tutto ciò mi dispiace. Ma tra l'altro sono stati con i quadratini. Sì, vabbè, ovviamente erano pixelosissimi, però erano belli. Dolly, per esempio, Dolly qua è nata sul cellulare. In realtà era una roba fatta sul cellulare. Quindi, no, vabbè, cioè... No, sono belli, peccato veramente che non potrete vederli. Magari Dolly riesco a metterlo, appunto perché c'è solo lei, però dove ci sono gli altri io non mi fido, prima mi becco denunce qua, cioè... No, infatti, se vedi che lei ti dice di sì e ti denuncia. E poi mi denuncia per spillare i soldi. Fai firmare un po'. La liberatoria. Vabbè, non lo so se lo metterò, vedremo. Comunque sia, questi 3 CD, insomma, la mia passione per YouTube, cioè che poi si è trasformata. Nel caso intendi metterlo... Nel video, alla fine del video. Alla fine del video, sì, vediamo, dai, magari ti ho detto, magari Dolly, però, perché poi è anche breve Dolly, quindi, perché poi solo un pezzo di Dolly, perché poi nell'altro c'è l'altra ragazza, e è tutta la storia completa, mannaggia, miseria, devo rigirarlo, basta, voglio rigirare Dolly. La Mona c'è. Si sa, come dicevamo prima, il remake. Però dai, il remake del primo film, vedi, questo... Quello è stato migliorarsi. Questo, esatto, è stato migliorarsi il secondo film. È stato migliorarsi con nuove tecnologie. Non c'è mai stato. Tu pensare che noi avevamo girato anche un vero secondo film, cioè un'altra storia. Peccato che quello che aveva la telecamera, che non era mia, quello che aveva la telecamera ci ha registrato sopra la comunione di suo cugino. Vabbè, questo è un classico. Quindi la Bona in pelliccia che faceva la prostituta sul tetto di casa sua è andata persa. No, non l'ho che mai faceva visto. Botte con la borsa. Non voglio vedere.
taci, che faceva botte con la borsa con l'altra ragazza, sempre con le pellicce della mia bisnonna. Vabbè, lei era quella che dava praticamente i vestiti a tutti. Sì, la mia bisnonna ha vestito tutti, mia bisnonna e mia madre. Sì, è vero. Solo che la mia bisnonna era ancora viva, mia madre era crepata di già, però comunque forniva vestiti a tutto spiano. Anche per alcuni miei amici ad Halloween hanno indossato il suo vestito. E io ci starei mai dentro, mia madre era magra, cioè non ci sarei dentro una coscia. Stai dentro all'epoca? Neanche, non sono mai chiusi. Figa, eri magrissimo. Mia madre era più magra di me. Vabbè, insomma, questo è il quarto oggetto. Quinto oggetto è quella. Questa qui, che è stata la nostra prima fotina. Vabbè. Che bello. Okay. Guardate che sguardo sexy. Esatto, guardate che sguardo sexy, che sguardo da... Che occhio da triglia. Ecco, lo sguardo da pirla mio. Madonna mia, come eravamo giovani e magri. Avevamo 30 kg in meno, però stavamo bene, insomma, qua. Tra l'altro io qua non sembro neanche tanto magro. No, si vede dal viso, dai. Sì, ma non sembro neanche così 30 kg in meno, capito? Mm. Io qua, con l'espressione da pirla e senza barba. La tua tipica espressione è quella. Quando ti corrompi. E vabbè, niente. È passata di acqua sotto i ponti. È passata di acqua sotto i ponti. Abbiamo avuto una figlia. Abbiamo avuto una figlia pelosa, una bambina pelosa, una pelosetta. Non dire pelosetta, dire che odio pelosetta. E vabbè, insomma, basta, questo è l'ultimo oggetto, ovviamente dove si vede tecnologico, perché è importante. Perché insomma ci sono le idee. Perché sì, ci siamo così. È stato l'inizio. Esatto, poi era proprio l'inizio, i primi giorni. Sì, sì. Quindi eravamo ancora nel pieno del lobby, avevo ancora il septum. Io ancora potevo entrare nel locale. Dai, io avevo il septum, la camicia del mio ex, insomma, ero ancora... Sì, bella la vita. Bene, basta, questi sono i miei oggetti. Le scarpine, le conversazioni porno con la monaca, cos'è che c'è? Anche a lui mancano i capelli. Ah, io la chiamavo Puss Woman. Come? Io la chiamavo Puss Woman. Perché ogni tanto aveva un brufolo e allora io la chiamavo che Puss Woman. Che schifo! Sì, era molto, era un simpaticone, era un allegro birbante. Povere amiche. Sì, in effetti. No, senti, guarda, e le mie amiche non possono dire niente, perché ogni volta che venivo qua, che venivano qua, tornavano sempre più fighe a casa. Sì, però poi le chiamavi Puss Woman. Cioè, praticamente le infighettavi e poi le buttavi giù l'autostima così tempo zero. Ma noi ci volevamo bene, era un gioco, insomma. Quanta pazienza con questo qui. Vabbè, mi conosci, no? E basta, quindi questi sono i miei 5/6 oggetti col braccialettino ritrovato anzitempo. 6 oggetti. 6 per via del braccialettino che non pensavo di avere. Ma pensavo che non l'avevi fatto mai vedere. Non pensavo di avercelo. Io. Non avevo mai messo le dita dentro. Stavo mai fermo con le manine. E quindi basta, adesso mi sta venendo un po' di cervicale, quindi vabbè, molto chiudiamo. Bene. No, basta così, io ho 5 oggetti, 5 cose non le ho e quindi io sono vivo di spirito, di spiritualità. No, beh, dai, quando poi avremo anche la casa fatta meglio, magari porterei qua qualcos'altro di tuo e potrai fare 5 cose, 5 oggetti. No, 5 cose, 5 oggetti ce le ho. Potresti inserire questo nelle 5 cose, 5 oggetti, ovvero quello che ti ho regalato io, il vinile della Wine House. Guarda che bello, guarda che ci ho pensato prima il vinile, oh, vabbè. Sì, questo è un regalo che gli ho fatto. Il compleanno insieme al libro di Shannon Doherty. Beh, anche quello l'avrei messo. In lingua originale, aspetta, lo faccio vedere anche questo. E vi chiederete perché il libro di Shannon Doherty, meglio conosciuta come Brenda di Beverly Hills, o Prue Halliwell. Prue Halliwell, Wallera, esatto, no, perché vabbè, lei era, cioè... Ma perché è un personaggio, sì. Cioè, il personaggio lei, le parti che fa neanche tanto. Cioè, guarda, lei ti insegna anche a fare il perfect roast chicken. Sì, sì, qua c'è tutto, parla di tutto, come essere una badass, una spaccaculi proprio. Proprio una donna di carattere, fatti vedere tutte le sue foto qua, quelle della sua famiglia. Che libri impegnati. Guarda, io non l'ho mai letto perché alla fine è roba tua. Però devo magari mettermi lì a leggerlo. Guarda che bella qua con Piper. Con Holly Mary Combs. Con Holly Mary Combs, che sono amiche tuttora, sono nella amiche vita loro. Sono migliori amiche insieme a... ci sentiamo. Insieme a Sarah Michelle Gellar, che è Sarah Michelle Gellar è già
po' persa. E vabbè, ma loro sono proprio sempre insieme, viaggiano, sì, infatti, insieme. Sì, nei loro Instagram sono sempre su Instagram, insieme, ovviamente. Personaggi, vabbè, importanti della storia. Sì, toccatemi tutto, ma non Prualle. Wallera. E basta, e poi basta. Basta, dai, per ora basta, poi vedremo. E niente, quindi un bacione, ci vediamo nel prossimo video. Io sono vestito come prima perché ovviamente è girato nello stesso momento. Io l'ho cambiata perché ovviamente puzzava. Hai giusto, mi sta venendo sull'anima. L'Halliwell. Mi sta venendo sull'Halliwell. Bene, niente, un bacione, ci vediamo al prossimo video e arrivederci. Dolly. Sì, Jack? Dolly, devo dirti una cosa. Dimmi pure, Jack. Vedi, Dolly, ho deciso di partire. Via, non dire sciocchetti, Jack. No, Dolly, no, Dolly, stavolta sono molto serio. Ho anche preso un biglietto del treno per Parigi. Andiamo, Jack, lo sai che non puoi vivere senza di me. No, Dolly, a te interessano solo i miei soldi. Jack, non è vero, cosa stai dicendo? Io ti amo. Ma smetti, Dolly, il mio è vero amore, non il tuo. Ma Jack, non è vero, io ti amo davvero. No, Jack, no! Jessie, su, vieni, dirti una cosa. Facci una bollina, Paul, chi sarà mai? Ma su, via, Jessie, non l'hai ancora capito? Non l'ho ancora capito. Ma dai, Jessie, la nostra storia è finita. No, non può finire. Finita. Spiegami, Paul. È inutile spiegarti, non capiresti. Successo? Infermiera, è stata un'esperienza terribile, una bomba frequenta.